Piepoli, com'è cambiato il voto politico degli italiani nel corso degli ultimi anni? E dal punto di vista mio non è molto cambiato, nel senso che si sono raggruppate due aree, ma queste due aree c'erano già, solo che territorialmente non erano evidenti. E c'è l'area della ricchezza, che fa capo al nord Italia e che si esprime attraverso movimenti di destra o di centrodestra, che dir si voglia, e quindi fondamentalmente attraverso un partito molto vitale che è la Lega, e l'area della povertà, del bisogno, che tradizionalmente è il centro-sud e che ha trovato questa volta una maniera di esprimersi attraverso le esigenze proposte e il problem solving risolto nella mente del 5 Stelle. Quindi sostanzialmente sono due raggruppamenti, in un certo senso due Italie. In mezzo a queste due Italie ci sono alcune regioni centrali della parte, diciamo, del Tirreno, che hanno mantenuto le loro caratteristiche fondamentali di destra tradizionale e di sinistra tradizionale, dalla Toscana al Lazio. Quindi sono le parti, se vogliamo, dell'ovest del centro Italia. Poi c'è l'est del centro Italia, che è nettamente spaccato. C'è la parte sopra Ancona e c'è la parte sotto Ancona. E lì comincia l'area del bisogno, che va fino alle due grandi isole, Sicilia e Sardegna, in cui l'area del bisogno non è diversa dall'area del bisogno di Ancona. E quest'area si esprime attraverso il 5 Stelle. Quindi una cosa che è del tutto diversa rispetto alle esigenze del nord del paese. Il paese cerca l'esclusione perché cerca la ricchezza, cerca di mantenere la ricchezza. E il centro-sud del paese cerca l'inclusione in funzione del fatto che le famiglie debbono aumentare la loro ricchezza per essere uguali alle famiglie del nord.